La gondola era nata per essere la limousine dei ricchi, ma è diventata molto più di un mezzo di locomozione. È il momento indimenticabile di milioni di persone. Probabilmente anche nel nostro distopico 2100 ci saranno persone che da qualsiasi lato del globo, e chissà, forse anche dall'intero sistema solare, saranno disposte a venire qui per fare un giro in gondola. Ma proprio chi della gondola ha fatto il proprio mestiere non ha dubbi sul fatto di essere tra gli ultimi dei veneziani. E ogni due anni una gondola è soggetta a fare una manutenzione, no? E questa è qui per sta aspettando, come una sala di ospedale, di essere manutentata. È molto alla fine più difficile vogare un'altra barca che vogare la gondola. Perché la gondola è fatta, cioè, è come una bicicletta che ha la sua sella, che ha la sua cosa, tu basta che hai un po' di equilibrio, sappi portarla e vai da sola. 11 metri di barca che si gira nei canali, che sembra quasi impossibile che certe curve le faccia, è una cosa eccezionale la gondola. La città pensa a tutti i suoi valori artigianali, la gente, i pescatori, i barcaioli, le botteghe, tutta quella cultura artigianale e artistica che c'era a Venezia non c'è più. E questo formava diverse mentalità delle persone, no? Quando dirò basta, nessuno porterà avanti. Faranno qualcosa che assomiglia, ma non così. Questa te la devi fare tutta a mano, capito? Ci sono 400 ore di lavoro sopra. 50 anni fa era pressoché intatta ancora, il canale. In 30 anni da così. Cioè l'esodo è sempre triste da commentare, è sempre triste da dire, ognuno ha le sue ragioni, che non sono quelle dell'altro, però il fatto importante è che se ne sono andati, quindi la città senza la gente. La gente dunque se ne va. Se ne va per far posto al sogno romantico di milioni di persone che usano la città come un teatro per i propri momenti importanti. Anche se, si sa, non tutte le ciambelle escono col buco. Stefano è un gondoliere in pensione con la passione per le immersioni subacquee. 41 anni di lavoro, devi pensare che, insomma, ti dico questa perché è stato anche per me un po' un attimino uno shock. Due ragazzi che mi ha chiesto di andare per il Ponte dei Sospiri, il ragazzo mi ha detto nel momento che passiamo mi avvisi che gli do l'anello alla mia fidanzata. E quando gli ha dato l'anello, lei l'ha rifiutato e lui si è incazzato, cioè si è arrabbiato. L'esodo dei veneziani d'inizio terzo millennio sembra essere un fenomeno incontenibile, tanto che anche chi è sicuro di avere un posto nella Venezia del futuro è convinto che diventerà un Luna Park. La mia generazione penso sì, non dico gli ultimi ma i penultimi. Diventa una città come andare alle giostre, nel senso, un'altra Gardaland, un'altra città, museo. Nel futuro diminuirà ancora di più la popolazione perché qui gli affitti non si trovano, tutto costa più caro, anche fare la spesa. Qui abbiamo il doppio trasporto, no? Abbiamo il trasporto via terra e poi per portare a destinazione le varie negozi ci sono le barche a motore. Di certo mio figlio non potrà comprarsi una casa qui, anche se avrà un buon lavoro, è difficile perché ci vogliono tanti soldi. Ecco. La nostra fortuna qual è? Il canale naturalmente ha questo colore verdastro perché è il fondo che è così, quindi nasconde, non si vede quello che c'è, ma noi sappiamo in realtà cosa c'è sotto. Quando le barche ormeggiano fanno delle manovre e le corde col tempo si logorano e questi pneumatici che fanno da cuscinetto cadono nell'acqua e vanno sotto e quindi sappiamo che in vari punti strategici ce ne sono a centinaia. Quanti secoli resteranno lì? E lì mi è spuntata l'idea di chiedere in Comune di Venezia magari di, non so, di provare a fare un'immersione sperimentale. Abbiamo trovato anche una cassaforte, però era vuota. Abbiamo trovato un condizionatore, una caldaia, un lavandino. Più che recuperare i tonnellate, i quintali di materiale, la nostra è una missione. I gondolieri sono il simbolo della città, ma soprattutto sono persone vere a cui la vita ha dato il compito di Cupido
e a Cupido non sono concessi momenti di debolezza, tanto che spesso gli altri veneziani sono molto severi con la categoria quando qualche bravata finisce sui social. I miei amici però hanno preso davvero seriamente il loro ruolo. Quando si parla di Venezia si parla della gondola e del gondoliere. Siamo un po', tra virgolette, un po' i sceriffi della città, ecco, nel senso buono, no, chiaramente. Però cerchiamo di avere attenzione per quanto riguarda la città, visto che la città ci dà tanto, cerchiamo nel nostro caso poi in particolare di dare qualcosa alla città. È un po' essere il simbolo della città, quindi di conseguenza dovremmo anche agire in questa direzione. E niente di meglio di dare il bel esempio di pulire i canali. Siamo a pochissima profondità, però c'è il problema del fango che è altamente inquinato, anche l'acqua, spesso ci sono anche gli scarichi, quindi è bene utilizzare determinati sistemi. Se non ci fosse la gondola con il gondoliere, Venezia sarebbe un po' strana. È attraverso la gondola che sarebbe una culla per i pensieri, no? Che attraverso lei la gente all'interno dei canaletti un po' strani riesce a vedere la vera Venezia, no? Voi siete gli ultimi dei veneziani? Diciamo di sì. E sono un istruttore su San Marco. Quando ho sentito la loro idea e ho visto come un salto di qualità anche nel personaggio del gondoliere. Perché qual è l'opinione degli altri veneziani sui gondolieri? Una che avevo anch'io, non lo consideri come, ad esempio, come il mio lavoro, che lavoro col fuoco, so che mi taglio, mi scotto e mi pianto le schegge. Quello che più mi ha fatto gradire i personaggi del gondoliere è che hanno pensato, e sono gli unici che hanno pensato, di riscattarsi con la città, pulendo la città.